Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video Esperinenzi, sigla! Oggi proveremo a fare una lampa lava in casa con degli ingredienti facilissimi da reperire, perché ci serviranno una bottiglia di olio di semi, dell'acqua, una bottiglia vuota di plastica o un barattolo di vetro. In questo caso uso questo perché è enorme, è un barattolo per le cose sott'olio, le melanzane, insomma è grandissimo. Poi colorante alimentare, ho scelto il rosso questa volta, delle compresse effervescenti e una luce. Inizierò subito a posizionare la mia luce, dove appunto poi vi farò vedere l'effetto finale, e versare dentro 3 quarti di acqua e 1 litro d'olio, quindi 3 quarti di acqua sono 75 cl se non sbaglio. Quindi metto un po' di metà, così. Ok, dopodiché vado a mettere la bottiglia intera d'olio. Appunto dovete usare l'olio vegetale, in questo caso io sto usando l'olio dei semi di girasole perché è quello che ho a casa. E come vi ho detto appunto, cioè, non dovete comprare niente. Io cerco di fare questi esperimenti dove potete fare degli esperimenti in casa senza la necessità di comprare qualcosa in particolare. Non so se state vedendo, comunque sto mettendo l'olio. Dobbiamo mettere il colorante, e in questo caso io ho scelto, questo è colorante alimentare, in questo caso io ho scelto il rosso, qui dentro. Si è depositato tutto sull'olio. Qui c'è l'acqua e piano piano sta scendendo sotto. Che figata pazzesca. Ed adesso vado a prendere la mia compressa. In questo caso appunto io ho scelto le Ferragan. E faccio tanti pezzettini. Ed adesso... Oddio, è durissimo. Oddio. Che figata! Oh, oh mio Dio, ragazzi, l'avete visto? No, vabbè, è una figata pazzesca. Ragazzi, dovete farla a casa. Ok, adesso la cosa più bella. Chiudo la mia boccia e adesso vado a metterla sotto la luce. E ok, siamo in bagno. Scusatemi per il rumore, qui c'è la lampada. Così l'ho accesa e non si vede niente. Adesso vado ad accendere la mia lampada. Non si vede niente. Oddio, l'ho spenta. Cioè, l'effetto è bellissimo. Adesso metto un altro pezzetto di Ferragan e spengo la luce. Cioè, questo è così con la luce accesa. Allora, direi che l'esperimento è riuscito e sono contentissima. Ovviamente potete aggiungere altre compresse effervescenti, però comunque se lo fate un po' così, ecco, e poi lo mettete su una lampada, vedete che, ecco, forse non si nota, però appunto già fa l'effetto di suo. Poi se volete che faccia altre bolle, ovviamente aggiungete altre compresse, fate appunto così. Non so se si nota, però continuano ad esserci bolle. Io spero che questo esperimento vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo farlo. E se vi piace questa rubrica, come al solito lasciate un bel like, così io farò altre puntate. E niente, io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!